Il principe Harry e Meghan Markle hanno criticato i governi del Regno Unito e del mondo per i vaccini Covid, il duca e la duchessa del Sussex, che si sono dimessi dai loro ruoli attivi nella famiglia reale nel 2020, hanno firmato una lettera aperta da The People's Vaccine. La coalizione chiede che vaccini, trattamenti e test contro il coronavirus siano liberamente disponibili per tutti, ovunque. Venerdì pomeriggio è stata rilasciata una lettera del People's Vaccine, che chiedeva la fine dei monopoli sui vaccini dai paesi occidentali. Harry e Meghan, insieme a oltre 130 ex leader mondiali, premi Nobel, scienziati e altri, hanno firmato la lettera aperta chiedendo un'azione urgente per vaccinare i paesi a basso e medio reddito e porre fine alla pandemia di Covid-19. La lettera critica l'UE, il Regno Unito, la Germania e la Svizzera per aver continuato a bloccare la revoca delle norme sulla proprietà intellettuale che consentirebbero la ridistribuzione e l'aumento della produzione di vaccini, test e trattamenti contro il Covid-19 nel sud del mondo. Quindi fa 5 richieste ai leader mondiali, la lettera aperta prosegue avvertendo che la pandemia non è finita e incolpando il nazionalismo autolesionista, i monopoli farmaceutici e la disuguaglianza per non aver vaccinato il mondo contro il Covid. Ha poi aggiunto, il trasferimento della tecnologia e del know-how dei vaccini in gran parte finanziati con fondi pubblici dalle società farmaceutiche accelererebbe la produzione nel giro di pochi mesi. Eppure ancora oggi, una manciata di queste società conserva il potere di dettare la fornitura, la distribuzione e il prezzo del vaccino e il potere di decidere chi vive e chi muore. Il Regno Unito ha promesso di donare 100 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus entro il prossimo anno ai paesi a basso reddito come parte di almeno 1 miliardo di dosi dovute dal G7. All'inizio di venerdì, la Duke and Duchess Archevel Foundation ha ufficialmente collaborato con The People's Vaccine, con investimenti nella coalizione. In una dichiarazione, il People's Vaccine ha dichiarato, siamo orgogliosi di accogliere la Archevel Foundation nell'alleanza e apprezziamo il loro sostegno, insieme al principe Harry e Meghan, al duca e alla duchessa del Sussex.